un uomo è assolutamente vietato, la prima cosa che è assolutamente vietata rivelare sono le vostre intenzioni. Questo è un segreto che dovete tenere fino all'ultimo. La donna che rivela le sue intenzioni è come se giocasse a carte scoperte, tenderà un po' a diventare schiava, tra virgolette, di quello che dici, perché mette in fuga un uomo. Qualunque sia la tua intenzione, essere diretti, almeno qua nella cultura occidentale, per sedurre è sbagliatissimo. Riconoscere quelli che sono i nostri bisogni è fondamentale, ma andare a raccontare, a chiedere, a sperare, diciamo, che questo faccia sì che un uomo si coinvolga è un errore gravissimo. Quindi mai e poi mai di io mi voglio sposare, io voglio due bambini, io voglio questo, io voglio quello, è un gravissimo errore. Quindi prima cosa che devi tenere sotto controllo sono quelli che sono i tuoi obiettivi, non vanno rivelati. E non vanno rivelati neanche all'ultimo, come dire, se tu ti vuoi far sposare devi indurre lui al desiderio, ad avere desiderio di sposarti, ma tu assolutamente per nessun motivo devi manifestargli questo tuo obiettivo, perché verrai sfanculata, salutiamo Rosy. Eppure molte donne lo fanno, rivelano tutto. È assolutamente sbagliato. Un'altra cosa che non devi rivelare è la tua fiducia totale nei confronti di questa persona, cioè essere certa, la certezza, lui è certo, ad esempio, che tu lo ami. Questa è un'altra cosa sbagliatissima, cioè dargli fiducia, cioè totale. Tu puoi dare fiducia al gommista che cambia le gomme, puoi dare fiducia al meccanico che ti fa qualcosa, all'idraulico che ti cambia, che ne so, il rubinetto. Ma la cosa peggiore che tu puoi fare è dare fiducia al, diciamo così, cioè far sì che lui creda che tu ti fidi totalmente di lui, che tu sei assolutamente innamorata, sei assolutamente coinvolta, saluto Rosy. Questo è un grave errore che molte donne fanno, salutiamo Giuseppe, ma lo fanno anche gli uomini, anche molti uomini fanno l'errore di dire a una donna quello che vogliono, quello che non vogliono, a manifestare il loro amore. L'amore non deve mai essere manifestato, a parole non va mai detto, perché si ottiene l'effetto contrario. È ovvio che un po' di fiducia noi poi dobbiamo averla, perché la mancanza di fiducia, ma soprattutto la fiducia in se stessi, perché la mancanza di fiducia in se stessi ci porta a vivere guidati dall'insicurezza, ci porta a tentennare sulle decisioni più semplici. Tutte le volte che pensi di fare qualcosa, poi rinunci, perché hai paura, temi di non farcela, vuol dire che sei guidata dalle tue insicurezze. Quindi quando tu fai un progetto e poi non lo porti avanti, salutiamo Pink, e poi non lo porti avanti è perché non hai fiducia in te stessa. Quindi la fiducia devi darla a te stessa, ma non devi far credere a un'altra persona che ti fidi, non devi far credere soprattutto che tu sei coinvolta, che tu sei innamorata. Il punto è comunque che finché non impariamo a fidarci di noi stessi, non impariamo a realizzarci, non impariamo a raggiungere obiettivi da noi, obiettivi importanti in tutti gli ambiti della nostra vita. Se tu non raggiungi, sembra paradossale, ma se tu non sei in grado di raggiungere i tuoi obiettivi economici, i tuoi obiettivi finanziari, i tuoi obiettivi lavorativi, sarai sempre una persona che non si fiderà di se stessa, sarai sempre una persona guidata dall'insicurezza, sarai sempre una persona che
non avrà la forza di manifestare ciò che è. Quindi è molto importante questo, perché ti porterà a raggiungere i tuoi obiettivi, ti porterà ad avere fiducia in te stessa, fidarti delle tue capacità, fidarti di saper prendere una decisione. La fiducia in se stessa è il terreno sul quale piantare, diciamo, i semi della nostra personalità. E questo terreno deve essere liberato dalle erbacce della disistima, deve essere liberato dai rovi della paura, e questo è molto importante. Altrimenti, se tu non avrai fiducia in te stessa, non avrai realizzato quelli che sono obiettivi che apparentemente non c'entrano nulla con il piano sentimentale affettivo, però ti causeranno un saluto a Kami, ti causeranno grandi problemi, cioè la tua vita sentimentale affettiva sarà un disastro. Disastro non significa che, come dire, non ti relazionerai con qualcuno, significa che ti relazionerai con tutti i catramisti, sciampiste, insomma, questo vale per gli uomini e per le donne. È evidente questo, quindi non devi mai rivelare a nessuno quelle che sono, diciamo, quello che è il tuo sentimento, perché nel momento in cui riveli il sentimento, ti metti in una posizione di debolezza. D'altra parte, tanto rivelare non serve assolutamente niente. Noi dobbiamo imparare a decifrare dai comportamenti. Un'altra cosa che non dovresti mai dire, la terza, è quelli che sono, ad esempio, quelli che sono i tuoi problemi, fondamentalmente, perché anche questo fa scappare se tu inizi a dire: ma io ho problemi economici, ho problemi col mio ex marito, ho problemi con i figli, ho problemi con il lavoro, problemi qua, problemi là, cioè, questo è un'altra cosa assolutamente sbagliata. E non è vero che l'amore rende deboli, non è assolutamente vero che l'amore rende deboli. Quello che rende deboli è la paura. L'amore non rende assolutamente deboli, perché è l'attaccamento che rende deboli. Uno è debole quando sente un attaccamento verso un'altra persona, ma l'amore non c'entra nulla con l'attaccamento. L'amore è soprattutto la forza interiore, è la forza che noi riusciamo a manifestare verso noi stessi. Se siamo deboli, non siamo innamorati, siamo attaccati, abbiamo un attaccamento verso questa persona. Dobbiamo, quindi, questo è un altro punto molto importante, un'altra cosa da prendere in considerazione. La fiducia in se stessi, comunque, è una qualità che ogni persona può imparare, migliorare e sviluppare. Ci sono delle cose, ad esempio, che una persona può fare per migliorare la fiducia in se stessi, quindi la capacità di ottenere dei risultati. Una cosa, ad esempio, aiuta qualcuno disinteressatamente. Potrebbe essere un senzatetto, potrebbe essere una persona bisognosa, potrebbe essere, una persona a cui ti fa piacere. Quindi aiutare, diciamo, un qualcuno bisognoso ti dà potere, perché farà crescere la fiducia in se stessi. Poi datti un obiettivo e raggiungi questo obiettivo. E questo è un punto fondamentale. Obiettivi che non c'entrano niente con la vita sentimentale affettiva, perché la fiducia in noi stessi diciamo, la raggiungiamo quando sappiamo che possiamo raggiungere degli obiettivi. Quindi datti un obiettivo in ambito lavorativo, datti un obiettivo in ambito finanziario. Sono tutte cose fondamentali. Terzo punto, per avere fiducia in te stesso, esci dalla zona di comfort. Come dice qualcuno, non bisogna temere, diciamo, non bisogna avere l'imbarazzo della scelta, ma fare la scelta
dell'imbarazzo, cioè fare qualcosa che ti mette a disagio. Perché se tu fai qualcosa che ti mette a disagio, riesci a costruire piano piano la fiducia in te stessi, in se stessi. E l'amore è tutto meno che paura. Io non so chi è che dice che l'amore è paura, ma la paura e l'amore non hanno niente a che fare. Anzi, probabilmente sono esattamente l'opposto, perché l'amore è sicurezza. Perché l'amore non può svilupparsi se non abbiamo amore per noi stessi. Quindi questo è un dato di fatto. Uno degli insegnamenti fondamentali del Buddha, la bodhicitta, è l'amore per gli altri, deve andare di pari passo con l'amore per se stessi. Non possiamo. E se tu ami te stesso, non avrai paura neanche di perdere l'amore di qualcun altro. Se qualcun altro si leva dai coglioni, è un problema suo, non è un problema tuo. D'altra parte, anche, diciamo, imparare ad avere una comunicazione assertiva, cioè essere imperturbabili. Tra l'altro, un altro degli insegnamenti fondamentali, secondo me, del buddismo è quello della vacuità, no? Dell'essere imperturbabili di fronte ai fenomeni, perché i fenomeni capitano perché nascono da cause e condizioni. Noi abbiamo solo un potere, che è il potere di interazione, non il potere di lamentarci. Quindi essere assertivi vuol dire riconoscerti il diritto di avere delle opinioni e fottertene assolutamente del timore del giudizio, del timore di essere giudicato male, di essere giudicato sbagliato. Questo è un'altra di quelle cose che dobbiamo imparare ad evitare. D'altra parte è anche importante scegliere le parole che noi utilizziamo quando parliamo con noi stessi, se vogliamo sviluppare forza interiore. Le parole sono importanti, diciamo, possono essere fondamentali. È ovvio che se noi ci alimentiamo, ad esempio, della paura dell'abbandono, la paura dell'abbandono è un qualcosa di assolutamente sbagliato. La paura di perdere l'amore è uno dei peggiori veleni mentali, ma come la paura di perdere il lavoro, perché chi ha paura di perdere il lavoro, ad esempio, resterà a fare le stesse cose e resterà inguaiato in una vita di merda, fondamentalmente. Dobbiamo imparare ad abbattere le nostre paure se vogliamo avere successo, dobbiamo imparare ad abbattere quelli che sono i blocchi, come ad esempio la paura dell'abbandono affettivo, che è una delle paure che, diciamo, che tutte le persone in qualche modo hanno vissuto come imprinting, hanno vissuto come imprinting, ma è un imprinting estremamente infantile, è assolutamente infantile. Perché nasce la paura dell'abbandono affettivo? Perché un bambino piccolo ha paura, perché non è autonomo, non è autosufficiente, no? Se io ho 5 anni, 6 anni, 7 anni, magari non sono in grado di badare a me stesso, no? Quindi un bambino può avere paura di perdere, può avere paura di perdersi al supermercato, no? E questo gli porterà assolutamente dei disagi, gli porterà assolutamente delle situazioni negative. Mentre diventare adulti vuol dire non avere più paura di perdere l'amore, perché se diventi adulta, tu sai che devi badare a te stessa, essere autosufficiente, essere autoreferenziale. Non puoi assolutamente, diciamo, nonostante le altre persone. E la paura è giusto che si manifesti, nel senso che si manifesterà perché fa parte dell'imprinting, ma noi dobbiamo superarla in che modo? Con gli atti di coraggio. Sono gli atti di coraggio che ci fanno superare la paura. E un atto di coraggio non è non aver paura, il coraggio non è, diciamo, l'assenza della paura. Il coraggio è agire nonostante la paura, cioè io per imprinting posso vivermi la sensazione di paura dell'abbandono,
Ma fin tanto che resto intrappolato da questa paura, fin tanto che resto intrappolato e faccio vincere la paura, e faccio vincere la paura, sono sconfitto. Invece devo abbattere questa paura fottendomene. Ad esempio, abbandonando io per primo una persona che mi fa girare i coglioni, rifiutando io per primo. Quindi un modo per abbattere la paura e somministrare, diciamo, questa paura, perché se io abbandono qualcuno, in realtà la paura, come dire, l'abbandono me lo vivo pure io. Quindi, quando qualcuno, diciamo, non è allineato, non è allineato, devi tranquillamente abbandonarlo. Ovviamente, quindi un'altra cosa che non bisogna dire comunque nelle relazioni è raccontare quelli che sono i tuoi problemi. E se col tempo ti sei affezionato, allora non importa, l'affezione è appunto un'affezione, è quasi una malattia, perché se tu ti affezioni, ad esempio, a qualcuno che si allontana, qua non ci vuole una scienza per capirlo. Se una persona si allontana è perché non ti ama di fatto, altrimenti non si allontanerebbe. Se una persona non ti ama, che cazzo ti frega che la perdi? È come perdere un qualcosa che non ti serve. È come perdere, che ne so, una penna che non scrive più. Non ha nessun senso, no? Se uno si affeziona a qualcosa che, come dire, che non risponde più, no? Cioè, è sempre, diciamo, un meccanismo atavico, un meccanismo di imprinting che dobbiamo superarlo. Noi non dobbiamo restare primitivi, cioè essere vinculati ai nostri problemi, ma dobbiamo affrontarli. C'è qualcuno, non mi ricordo mai chi, che diceva che se tu non guardi dentro l'abisso, sarà l'abisso a guardare dentro di te. E questo è un punto fondamentale. Poi, uno può fare che cazzo vuole, però, questo è perché la vita è fatta così. La vita, diciamo, è impermanente, le cose cambiano, le cose si trasformano e noi, diciamo, il faro illuminante è l'amore che dobbiamo avere per noi stessi, soprattutto. C'era qualcuno, forse era Oscar Wilde, che diceva: l'amore per se stessi è l'unica storia d'amore che dovrebbe durare tutta la vita, fondamentalmente. Un'altra cosa, che non devi mai fare con un uomo è, come dire, paragonarti ad altri o paragonarti, ad esempio, alle sue ex, paragonarti ad altre persone. Questo è un altro grave errore, no? Questo, è un altro gravissimo errore, è un errore allucinante paragonarsi ad esempio all'ex o entrare in competizione. Questo è un grave errore. Se ad esempio hai a che fare con un uomo che ha un'altra donna o c'è ancora l'ex per la testa, eccetera, tu antagonizzare con l'antagonista è la cosa peggiore che puoi fare. Devi spingerlo verso l'antagonista, utilizza la psicologia inversa. Ma sì, esci pure con la tua ex, vai pure con la tua ex, io vado per i cazzi miei e te ne vai a trombare con un altro, fai qualcos'altro. Cioè, non devi mai antagonizzare. Lui deve avere, diciamo, nella testa, il dubbio che mentre lui se ne va con la ex, tu te ne andrai con qualcun altro. Questo è un punto fondamentale. Non devi assolutamente antagonizzare, perché nel momento in cui antagonizzi, tutto il tuo potenziale di seduzione, noi sappiamo che il potenziale di seduzione è un fabbisogno energetico, è un qualcosa di energetico. Nel momento in cui tu antagonizzi con una persona, perdi potenziale fondamentalmente. Tutto il tuo potenziale lo dai all'antagonista, no? E questo è quello che fanno le persone gelose. Non deve vedere questo, non deve vedere quello. Perché queste persone gelose, diciamo, sono anche invidiose, sono anche rancorose, non riusciranno mai a essere felici perché avranno sempre il timore che qualcuno, li porti via, no? Li porti via una persona, come se pensassero che quella persona è cosa propria, cosa nostra. In realtà non è cosa nostra, diciamo, quella persona è libera di fare quello che vuole, no? Cioè,
controllare le persone non serve assolutamente niente. L'uomo geloso o la donna gelosa non fa assolutamente niente, ma spingendola ad andarsene, gli dai intanto l'idea che tu sei sicuro di te stesso, o sicura o sicuro di te stesso. Non è che devi spingere ad andare, nel momento in cui lui ti tira fuori una ex e tu fai la gelosa, darai forza alla ex, perché l'ex diventerà l'oggetto del desiderio, diventerà di nuovo l'oggetto del desiderio. Che se è una ex, il potenziale l'avrà già persa a suo tempo. Ma che fosse la ex o fosse una nuova, nel momento in cui tu blocchi e fai la gelosa, pensate che ad esempio negli Stati Uniti negli anni 20, quando c'è stato il periodo del proibizionismo, c'è stato il consumo più alto di alcolici. Nel momento in cui vietano qualche cosa, per cui le persone gelose hanno questa caratteristica. Beh, se lui va dalla ex perché ha un figlio in comune, tu andrai da un altro, cioè perché il discorso del figlio, e questo è un altro grave errore, no? Cioè, uno può accettare quello che vuole, ma il figlio è un figlio, no? Quindi se sicuramente non c'è, come dire, più nessuna cosa, andrai anche tu. Ecco, in una nuova relazione, adesso poi però. In una nuova relazione, se tu sei, diciamo, non sei, come dire, la serva della gleba, se tu non sei, come dire, se tu non sei, una concubina e tenuta nascosta, beh, se lui va dalla ex per, guardare il figlio o per vedere il figlio, dovresti andare anche tu, se hai diritto di essere una compagna. Se non ti fa andare, è perché, se non ti fa andare, è perché ti considera, come dire, di serie B rispetto alla madre del figlio e considera di serie A che magari vorrebbe ancora tornarci assieme. E poi il figlio, come dire, non. Però anche nel caso di situazioni nuove, anche nel caso di persone nuove. Quindi comunque la legge, che è una legge gravitazionale della seduzione, è quello che non bisogna mai antagonizzare con gli antagonisti. Nel momento in cui una persona mi mette degli antagonisti, sapete che faccio io? Me ne fotto. Vai dall'antagonista e io mi faccio le mie trombate, mi faccio le mie cose, anzi, me ne frego proprio che tu vai dall'antagonista o meno, perché se te mi metti un antagonista, io te ne metto 10, faccio come i nazisti. Ogni antagonista che metti tu, te ne metto 10 io. E me ne frego altamente, cioè non me ne frega assolutamente niente. Un'altra cosa che non dovrebbero fare le donne quando incontrano un uomo è fare le drammatiche, drammatizzare. Ci sono persone che drammatizzano tutto. La vita è semplice, ma noi facciamo di tutto per ingarbugliarla, complicarla attraverso pensieri oscuri, ci perdiamo in ragionamenti intricati, cerchiamo spiegazioni e logiche assurde anche quando potrebbe essere, diciamo, un semplice pensiero, no? Si diceva una volta siamo LUCA, UCAF, ufficio complicazioni, no, ufficio complicazioni affari sem UCAS. Ufficio, complicazioni, affari semplici. Perché, come dire, tutte le persone che tra l'altro poi si agganciano sul desiderio si rendono difficile il facile attraverso l'inutile. Cioè si rendono difficile il facile attraverso l'inutile. E tu quindi, se vuoi, come dire, conquistare questa tipologia di persone, devi rendergli le cose difficili. Devi rendergli difficile il facile attraverso l'inutile, perché se non lo fai tu, se lo fanno da soli, se lo fanno da soli, hanno un UCAS in ufficio complicazioni affari semplici interno. E quindi sono persone che si lamentano sempre, sono persone che non hanno stabilità emotiva, sono persone che non hanno, diciamo, situazioni stabili, e infatti questa tipologia di persone normalmente prende ad esempio psicofarmaci, prende farmaci psicoattivi. Io quello che consiglio, poi de gustibus non disputandum est, è
è lasciar perdere persone che hanno dipendenze anche da farmaci, oltre che persone che hanno dipendenze da farmaci psicoattivi, intendo, oltre che persone che hanno dipendenze da alcol, persone che hanno dipendenze da fumo, anche fumo da sigaretta, perché è sempre una dipendenza. Persone che hanno dipendenze da ludopatia, cioè giocano smodatamente, persone che hanno dipendenze, diciamo, di qualunque natura, anche affettive. Quindi non sono, come dire, sono delle rotture di coglioni, perché se esci con uno che beve è una rottura di coglioni, se esci con uno che fuma, che ha dipendenza dal fumo, è una rottura di coglioni, se esci con uno che gioca in modo smodato, compulsivo, è una rottura di coglioni, sono tutte rotture di coglioni. Allora, quando una relazione diventa una rottura di coglioni, che insomma ti dà più problemi, no? Poi c'è qualcuno che dice: ah, il matrimonio è il modo per risolvere dei problemi in due anziché da solo. Peccato che si è dimenticato di dire, peccato che si è dimenticato di dire che quei problemi lì tu non li avresti se non ti fossi sposato. Cioè, il matrimonio stesso che ti ha generato quei problemi. E quindi, certo, poi li risolverai in due, ma tanto se non ti fossi sposato non ce l'avresti avuti, non avresti neanche dovuto risolverli. Se ha una ex che fa sempre problemi, sono cazzi suoi, cioè i problemi, come dire, i problemi, come dire, non devono essere causa tua e non bisogna lasciarsi coinvolgere dai problemi, no? E questo, se uno ha una ex che ha sempre problemi, questi problemi entrano dentro di te, manda fanculo lui e la ex. Questo è il coso fondamentale, non manda a fanculo lui e la ex, questo è il punto fondamentale, no? Quindi queste sono un po' le strategie che bisogna fare. Bisogna attivare il nostro superpotere. Dentro di noi abbiamo un superpotere seduttivo, abbiamo un superpotere, diciamo, che ci consente di ottenere risultati. Il nostro superpotere, sapete qual è? Care Malgascione, sapete qual è il nostro superpotere, care Malgascione? È la gestione del nostro pensiero. Decidere quali pensieri avere è un potere enorme. Ad esempio, iscrivetevi al nuovo canale Cammino Iniziatico. Iscrivetevi al nuovo canale Cammino Iniziatico e tra l'altro, prima di andare avanti e di concludere, vi ricordo che alle 19:30 farò una live sul canale Massimo Taramasco, quindi chi volesse alle 19:30 ci sarà la live sul canale Massimo Taramasco su tematiche che devo ancora decidere, comunque vi do appuntamento ore 19:30 sul canale Massimo Taramasco. Vi ricordo che su questo canale chi si abbona avrà la possibilità di fare domande nelle chat, rispondo solo a domande degli abbonati, quindi andatevi ad abbonare, barboni che non siete altro, oppure fate una donazione. E chi volesse sul canale Massimo Taramasco, invece con l'abbonamento base, potete partecipare a delle lezioni bisettimanali che faccio a lunedì o giovedì. Che poi potete anche vedere, sono lezioni bisettimanali dove ad esempio adesso sto trattando il mind hacking, come leggere nella mente delle persone, come capire quali sono i segreti delle persone attraverso ad esempio il mental model, attraverso le Barmu statement, attraverso tecniche di mentalismo che ci consentono di, diciamo, attraverso le Rainbow Reuse, tutte strategie che ci consentono di capire cosa pensa l'altra persona e soprattutto di estrapolare quelli che sono i suoi turbamenti. Perché se noi riusciamo a estrapolare i turbamenti, riusciamo a sedurre soltanto attraverso l'estrapolazione dei turbamenti di una persona che riusciamo a coinvolgerla, che riusciamo a sedurla, che riusciamo a farla innamorare. E comunque il nostro superpotere è avere, diciamo, decidere quali pensieri avere, decidere quali pensieri avere. Un saluto a Chris. Decidere quali pensieri avere è un potere enorme, perché cambiando i pensieri noi cambiamo,
il meccanismo, possiamo cambiare ogni cosa. E tornando al corso base del canale Massimo Tola Maschera, ad esempio, Chris è una abbonata che segue appunto i video, e quindi vi ricordo che, ad esempio, adesso sto parlando del mind hacking, quindi le tecniche di mentalismo, Rainbow Ruse, Milton Model, Balmo Statement e tutte queste cose che vi consentiranno di ottenere dei grandi risultati, perché leggerete letteralmente nella mente delle persone e potrete estrapolare quelli che sono i loro turbamenti, quindi avrete la chiave d'accesso alla mente delle persone. Quindi il nostro superpotere è il pensiero, il nostro superpotere è il pensiero. E decidere quali pensieri avere è veramente un potere enorme, perché il potere di decidere quali pensieri avere è una sorta di bacchetta magica che può trasformare la nostra vita, come nelle favole fondamentalmente. Non importa ciò che è successo in passato, non importa assolutamente ciò che è successo in passato, ma noi possiamo nel nostro presente futuro. Nel nostro presente e futuro possiamo abbattere, come dire, tocco dopo tocco, tutti i lati negativi, scartare tutte le persone negative, come si scarta una caramella. Un saluto a Patrizia Perotti. Anche Patrizia Perotti mi segue, nell'abbonamento sul canale Massimo Taramasco, e anche lei sta imparando le tecniche di hacking mentale, le tecniche di mentalismo, che ricordo sono tantissime, insomma. E sono anche molto importanti, perché ci permettono di tirare fuori quelli che sono i nostri più, diciamo, i nostri, come dire, anche capire un po' su noi stessi quali sono i turbamenti. Comunque, il passato è passato fondamentalmente, quindi l'unico passato buono è il passato di verdure, per qualcuno anche il passato di pomodoro, ma secondo me l'unico passato buono è il passato di verdure. Per cui il nostro potere è di trasformarlo, questo passato, di cambiarlo e creando proprio pensieri diversi, cioè diventando padroni in casa propria. Perché spesso noi siamo condizionati dai pensieri degli altri, persone che ti dicono: ma dovresti fare questo, ma dovresti fare quello, ma sarebbe meglio che facessi quello, sarebbe meglio che facessi quest'altro. Quindi questo è un vero problema, è un vero problema. Quello che una persona vuole e deve assolutamente, diciamo, deve assolutamente mettere dei tasselli. E poi dobbiamo definire i nostri obiettivi. Un saluto anche a Tug. Ad esempio, come dire, è anche importante questo, no? Cioè, noi dobbiamo definire quelli che sono i nostri obiettivi. Se, come dice giustamente Rosy, se tu non hai figli, devi trovarti una persona senza figli, perché se ti trovi una persona con figli, ma indipendentemente dall'età, no? Una persona senza figli, accoppiato con una persona con figli, non funziona quasi mai, perché, come dire, hai già degli antagonisti in casa. Quindi dobbiamo definire, dobbiamo essere settari da questo punto di vista, cioè dobbiamo scartare, diciamo, tutta la crusca e prenderci il grano. Dobbiamo scartare tutta la lana e prenderci la seta. Questo è un punto fondamentale. Quindi queste sono le cose che dovete dire e cose che non dovete dire. Per cui bisogna imparare a gestire la propria vita al meglio se vogliamo essere felici. Perché il momento giusto per iniziare la tua nuova vita è adesso. Il momento giusto per iniziare la tua nuova vita adesso. Oh, mi fa piacere, abbiamo vinto una causa contro l'INPS, è sempre una cosa buona e giusta. Quindi complimenti a Patrizia Perotti, bravissima. Affanculo l'INPS e tutti quelli.